Uno dei punti caratterizzanti del nostro movimento per la decrescita felice è quello di non partecipare a nessun tipo di elezioni e di non essere inseriti in nessun tipo di assemblea istituzionale. Questo non vuol dire però che non facciamo politica. Noi facciamo politica, ma la facciamo sui contenuti. E i nostri contenuti noi li mettiamo a disposizione di qualsiasi partito li voglia assumere. Come si fa una politica della decrescita? Si fa stimolando gli enti pubblici a fare delle scelte, delle delibere in funzione di tecnologie che riducono lo spreco di risorse e che valorizzano le economie locali, territoriali. Per esempio, un allegato energetico al regolamento edilizio in cui si dica che non si autorizza più la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di edifici esistenti se superano il consumo energetico massimo consentito in Germania. 7 litri di gasolio o 7 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno, oppure una gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di tutte le materie prime che sono contenute al loro interno, rifiutando ogni forma di spreco che può essere sia l'interramento in discarica sia la combustione nell'inceneritore, oppure la valorizzazione dell'agricoltura locale, stagionale e biologica utilizzando i suoi prodotti per le mense scolastiche o favorendo la formazione di mercati contadini o dando un sostegno ai gruppi d'acquisto solidali che si riforniscono con loro. È chiaro che la maggior parte dei partiti, questi discorsi che vanno nella direzione della decrescita, cioè della riduzione dello spreco di risorse e dell'aumento della produzione di beni, non accettano questo nostro ragionamento, questo nostro discorso. A livello locale però c'è una sensibilità maggiore che non a livello nazionale, al di là del colore politico delle persone. Per fortuna si stanno formando dei gruppi politici al di fuori della logica dello schieramento di destra e di sinistra, che sono entrambi caratterizzati da una scelta di crescita, e con questi gruppi che sono al di fuori di questa scelta di fondo, ottocentesca o novecentesca, c'è un rapporto più positivo, perché assumono con più facilità le nostre proposte. Pertanto noi, pur non facendo nessuna scelta di campo nei confronti di nessun partito politico, non possiamo non constatare che chi è al di fuori della logica di destra e sinistra ha più attenzione nei confronti delle nostre proposte.